Ciao, oggi vi vorrei spiegare in maniera molto semplice come è fatto un esercizio individuale di ginnastica ritmica. Che cosa troviamo all'interno di un esercizio di ginnastica? Bene, intanto le difficoltà di corpo. Le difficoltà di corpo le possiamo dividere in tre gruppi: i salti, gli equilibri e i giri. Tutti e tre questi gruppi devono essere presenti all'interno dell'esercizio. Oltre alle difficoltà di corpo, troviamo anche le difficoltà d'attrezzo, le maestrie e i rischi. Le maestrie di attrezzo, tecnicamente definite come AD, Apparatus Difficulty, sono delle coordinazioni particolari. Possono essere di diverso tipo, possono valere 2, 3 o 4 decimi. I rischi, invece, sono dei grandi lanci con delle rotazioni sotto. Le rotazioni devono essere minimo 2. Quello che differenzia un rischio da una maestria è che il rischio deve avere almeno 2 rotazioni prima di riprendere l'attrezzo. Attenzione però, perché una di queste rotazioni può essere eseguita in ripresa o in uscita del lancio. Se io faccio un lancio durante una rotazione, una rovesciata, una ruota, un'infilata, qualsiasi altra rotazione, conta già come rotazione del rischio. Un esercizio di ginnastica ritmica deve essere costruito sulla musica e tutti i momenti di collegamento fra una cosa e l'altra devono essere fatti a tempo, al ritmo e soprattutto in tema con la musica. Ci sono alcuni momenti però dove la ginnasta balla per più tempo. Questi momenti sono definiti passi di danza. Devono durare almeno 8 secondi e hanno dei requisiti ben precisi. Queste sequenze di passi, questi momenti di ballo, hanno un valore di 3 decimi. La musica di un esercizio individuale può durare da 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30, non di meno e non di più, altrimenti ci sono delle penalità.